Dragone, però non è allegro, è triste anche questa, alla fine. Però parla della difficoltà di comunicazione tra uomo e donna. Strano, strano, però la difficoltà in questo caso, oltre alla comunicazione tra uomo e donna, sta anche nel fatto, la difficoltà di capire chi sta parlando. Insomma, io sono da solo, faccio due ruoli, no? Quindi, però comunque immaginatevi un uomo e una donna. Inizia l'uomo. L'uomo, e poi vediamo un po' di facile insieme, tutti insieme ce la faremo. Succede una cosa stranissima. In pratica io ci vedo tantissimo, io non ci vedo, io ci vedrei, se non che praticamente c'è uno stranissimo effetto per cui quella luce lì sbatte qua e io vedo il microfono. Cioè, perché anche questo microfono mi fa da, come si dice, da, non ci vedo, non da tappo, sì, una specie di tappo. Potremmo cercare di fare qualcosa di potrei muovermi io, attenzione. C'è una pericolosissima. No, non posso tenere la sinistra, non posso, no, a sinistra non posso tenere, lo so, è la facile, a sinistra non posso tenere. Devo tenerlo sulla destra, dai. No, però forse se mi muovo tu dici più a destra. Vediamo. Però c'è anche questo bicchiere. È un ostacolo che più sembrerebbe insormontabile. Io non ti aiuterò. No, no, se io muovo a destra è questo. Sì, tra un po' esci di scena proprio. Sì, a questo punto bisogna aumentare ancora. Perfetto. Allora, questo è un c'è un dialogo. Psicologo in sala. Sì. Qui c'è un dialogo in questione, la questione del dialogone. Si intitola e parla di regali. Tra l'altro, qui questa sera siamo alla serata della Befana, insomma, ci sarebbe questo discorso di Befana. Lasciamo perdere la Befana, però ricordiamoci del concetto fondamentale di farci dei regali, tutti noi, regaliamoci delle cose. Qui si parla molto di regali e si intitola infatti Canzoni, Margherite e Zirconi. Ti amo. Finire qua, se quindi così non possiamo andare avanti. No, così no, cioè io non potevo sperare. Vabbè, facciamo così, un mondo parallelo, noi adesso andiamo via e voi anche felici. Però ci starebbero. Se riusciamo a rifarlo, se quelle cose non si riescono a rifarlo, prova a ridire il titolo. Se il caro Tacco è finito, sì, lo so, è la figlia del mondo. Allora, il titolo di questa poesia, che non è una poesia, ma è un dialogo. Continuo a vedere, e purtroppo, se faccio così, non lo vedo. Devo solo tenere così il coso. Si chiama Canzoni, Margherite e Zirconi. E inizia l'uomo. Ti amo. No. Sì. No. Sì. No. La donna è quella che dice no. Quindi ti odio. Perché devi essere così estremo? T'ho fatto una cassetta con le canzoni d'amore. Tieni. Voglio dei fiori, non le canzoni d'amore. Ma c'è anche Elton John. Me ne sbatto. Io voglio i fiori. Andai dal fiolaio, dunque adesso il dialogo è tra me e lui. Buongiorno, vorrei un mazzo di fiori. Che tipo di fiori? Per innamorare. Rose? Sì, me ne faccia 1000. Rosse, ça va sans dire. Très bien, voilà 1000 rose. Quant'è? 2000 euro. Non le ho. C'ho 1000 margherite? Vada per le margherite. Vada, vado. Tornai da lei col mazzo di 1000 margherite. Ciao. Ciao, cosa tieni dietro la schiena? Sarebbero dei fiori. Fammi vidi.
Ecco, Margherite, mille. Ma io volevo le rose. Guarda che le margherite sono molto, ma molto, ma molto più romantiche. Certo, magari dai diamanti non nasce niente, dall'etame nasce di fiore. In che senso? Lascia perdere. Vuoi un diamante? Sì. Andai dal diamantaio, dunque adesso il dialogo è tra me e lui. Buongiorno, vorrei un diamante. Calati? Anche no. Scusi, faccio lei. Guardi questo che bello. Quanto costa? Per lei troppo. Infatti mi dia mezzetto di zirconi. Ottima scelta. Tornai da lei con gli zirconi. Tieni. Cos'è? Mezzetto di zirconi. Ma sei scemo? Perché? Volevo un diamante. Guarda che belli, guarda che colori. Io voglio un diamante. Ma tu lo sapevi che i poeti indù raccontano che l'ultimo dono degli dèi fu un albero ricoperto di frutti, di gemme, con foglie di zirconi? Me ne sbatto. Ma tu lo sapevi che lo zirconio viene utilizzato nei reattori nucleari? Me ne strasbatto. Senti, ricominciamo da capo? Ok. Ti amo. No. È vero. Esatto. Io mi scuso, Paolo Siviani. Mi scuso perché? Io mi scuso quasi mai. Non dovrei scusare. Non mi dovrei scusare, però abbiamo iniziato parlando d'amore in maniera, diciamo, l'amore complesso. Però l'amore è complessità. L'amore.